Ciao bambine, ciao bambini e benvenuti all'ora delle storie del martedì. Oggi incontriamo una bambina molto speciale, Lucia. Lucia non è una bambina come tutte le altre, anche se poi come tutti gli altri bambini si sveglia la mattina, fa colazione, poi si prepara, si veste per uscire e andare a scuola. E questa sua routine è un motivo e occasione di un viaggio straordinario e noi lo scopriamo immergendoci nelle pagine di questo albo illustrato, questa meravigliosa opera scritta e illustrata per Logos Edizioni in collaborazione con CBM Onlus Italia da un potente e grandioso autore e illustratore che è Roger Olmos, buon ascolto e buona visione. Lucia si sveglia e si prepara per il nuovo giorno. Fa colazione, indossa la giacca ed esce. Aspetta il suo autobus. Sale, timbra il biglietto, cerca un posto per sedersi, ma lei non è come gli altri bambini e appena i suoi piedi si staccano da terra, Lucia parte per un viaggio meraviglioso. Ogni giorno incontra suoni e strani signori. Quello educato con la bella voce elegante, quello amico dei colombi un po' vecchio e anche un po' triste, quello maleducato che ha mangiato pesante e quello che sembra una ciminiera ambulante. Lucia ogni mattina attraversa il parco e ne saluta ogni albero. Ama la sua città e non ha paura di attraversarla per arrivare alla sua amatissima scuola. Così, come ogni mattina, Lucia entra in aula e si siede al suo posto, dove l'accoglie un canto allegro, dolce e delicato, come farfalle in volo. Un nuovo compagno di classe è arrivato, un amico. Lucia è davvero una bambina speciale perché, come mi raccontava Roger Olmos qualche giorno fa, vede e vive le cose, le persone, i luoghi con il cuore, anche se è cieca. E Lucia, infatti, non ha la vista e non ha neanche i pregiudizi, motivo per cui non si cura, ad esempio, dell'aspetto buffo del suo nuovo compagno di banco. Perché lei, per lei è un caro e prezioso amico. Quello di Roger è stato un lungo e intenso percorso, mi raccontava, che lo ha portato ad approfondire la conoscenza sulla disabilità visiva. E il libro, fortemente voluto dalla sua casa editrice Logos Edizioni con CBM Onlus, che si occupa da tanti anni di prevenzione e cura della cecità e disabilità nei paesi poveri del mondo, è stato pubblicato nel 2018 e i proventi sono destinati ai paesi in cui CBM opera per guarire la cecità. Per saperne di più su Roger Olmos e su quanto ci siamo detti, raccontati proprio sulla creazione del suo splendido albo illustrato Lucia, potete leggere e approfondire nella sezione Il Pirata,
sezione interamente dedicata ai ragazzi e ai bambini all'interno del blog della biblioteca di Scandicci, che è Il canto delle balene. E ringraziamo Roger Olmos per la sua disponibilità, per averci aperto virtualmente le porte del suo studio a Barcellona. E noi ci vediamo martedì prossimo al nostro appuntamento dell'ora delle storie, e perché la biblioteca di Scandicci non si ferma.